Le farfalle sono simbolo di cambiamento. Scegli quella che preferisci per colore e forma. Se la numero 1 ha attirato la tua attenzione, sei sensibile e onesto e mostri molta compassione verso gli altri, compresi gli estranei. Aiutare gli altri è nella tua natura e corri subito in soccorso quando serve. Non trascurare i tuoi sentimenti e chiedi aiuto se ne hai bisogno. Tratta te stesso con lo stesso rispetto e cura. La tua anima bella e gentile se lo merita. Hai scelto la farfalla numero 2? Devi essere una persona pacifica, in armonia con te stesso e con il resto del mondo. Una parola che può definirti è equilibrio. Non hai problemi a navigare tra la tua vita personale e quella professionale. La gente non nota mai i tuoi problemi e le tue lotte perché preferisci nascondere i tuoi sentimenti e prendere le distanze finché non torni a essere calmo e felice. Se hai scelto la numero 3, sei un'anima creativa. Vedi la bellezza nelle piccole cose, sei logico e ti piace analizzare tutto anche quando non è necessario. Sei un perfezionista e preferisci non rispettare una scadenza piuttosto che consegnare qualcosa di cui non sei soddisfatto. Il lavoro è tutto per te e non ti dispiace fare gli straordinari. Se ti piace la quarta, sei ambizioso e organizzato. Ti poni degli obiettivi e li raggiungi passo passo. Il fallimento è la tua più grande paura, perché non ti piace deludere te stesso e gli altri. Le persone che non ti conoscono potrebbero pensare che sei arrogante e ossessionato dal successo. Se la tua scelta è la farfalla numero 5, hai molta energia ed entusiasmo. Guardi sempre il lato positivo della vita e riesci sempre a divertirti. La tua più grande paura è la noia. Puoi provare tutto ciò che esiste e andare ovunque. Ecco perché ti occupi di molte cose insieme e non sempre le finisci in tempo. La numero 6 ti ha conquistato? Devi essere logico e saggio. Gli altri ti chiedono consigli e critiche. Analizzi la situazione e non prendi le parti di nessuno in un conflitto. Ti prendi cura delle tue emozioni e non ti preoccupi troppo di nulla. Una coscienza pulita è il tuo segreto per rimanere così calmo. Andiamo avanti. Quale immagine ti spaventa di più? Non sopporti le bollette scadute? Hai i piedi per terra e sei un gran lavoratore. Ti piace rispettare le regole. Prova a fare qualcosa di folle almeno una volta nella vita. Potrebbe piacerti. Se il palco e i riflettori ti fanno rabbrividire, probabilmente hai qualche segreto. Condividilo con qualcuno o confessa di aver fatto qualcosa di sbagliato. Potrebbe anche essere la timidezza. Ricordati che sei degno di attenzione. Se non riesci a sopportare l'idea di una rottura, probabilmente ti hanno spezzato il cuore troppe volte. Trova un nuovo hobby, taglia i capelli, compra dei vestiti che normalmente non indosseresti e amati proprio come fai con l'altro. Ciò renderà la tua relazione più forte. Gli incubi sono il tuo peggiore incubo? Prova la meditazione prima di andare a letto. Inoltre, accetta di non poter avere il controllo su tutto. Va bene cadere, a volte. Il serpente simboleggia i tuoi nemici. Se li conosci, prova a fare il primo passo e a risolvere il conflitto in modo pacifico. Se è impossibile, passa più tempo con i tuoi cari e ricorda che non puoi essere il preferito di tutti. Hai paura dei grandi spazi aperti, cioè dell'ignoto? In questo caso, sei una persona che deve pianificare tutto e non sopporta le sorprese. Va bene lasciare andare le cose a volte? Potrebbero andare meglio di quanto ti aspetti. Ora, decidi quale di queste immagini del cielo riflette meglio il tuo umore attuale. Se ci sono le nuvole e il sole che le attraversa, hai i tuoi alti e bassi, ma sei una persona equilibrata. Tieni le tue emozioni sotto controllo e sai che dopo ogni tempesta esce sempre il sole. Nemmeno una nuvola in cielo, sei una persona fortunata. Sei felice di com'è la tua vita in questo momento. Non hai bisogno di cercare un motivo per sorridere. Mantieni questo atteggiamento. Tuoni e fulmini. Sicuramente stai attraversando un periodo emozionante. Un nuovo lavoro, il trasferimento in un'altra città, un progetto molto importante. Goditela. Sicuramente imparerai qualcosa. Hai scelto il tramonto luminoso? Significa che sei in una fase di riflessione in questo momento. Guardi al passato con gratitudine e un po' di tristezza. Il meglio deve ancora venire.
questo cielo rosato parla da solo. Sei innamorato? Di una persona, del tuo lavoro, di un hobby o anche di te stesso? Abbi cura di questo sentimento. Se è tutto grigio e non c'è sole, resisti. A volte l'unica via d'uscita è attraverso le cose. Ricorda che va bene chiedere agli altri aiuto e sostegno se ne hai davvero bisogno. Quale di queste immagini ti ispira di più? Tela bianca per te? Probabilmente sei stanco della routine quotidiana e vuoi cambiare qualcosa nella tua vita. Inizia in piccolo e non te ne pentirai. Se hai scelto il puzzle, ami risolvere compiti che nessun altro può affrontare. Ti senti felice solo quando cresci, impari cose nuove e ti metti alla prova in modi diversi. Se hai scelto la casa grande, sei una persona che ama la famiglia. Non ti allontaneresti dai tuoi cari neanche per tutti i soldi del mondo. Ti senti più felice aiutando gli altri. Pronto a teletrasportarti nella giungla? Sei un esploratore naturale. La noia per te significa disastro. Continua così, purché tu sia attento e a volte anche un po' pratico. Se non vedi l'ora di fare carriera, sai esattamente cosa vuoi dalla vita e vai a prendertelo. Sei orientato all'obiettivo, concentrato e ambizioso. Va bene così, se non ti punisci per i piccoli fallimenti lungo la strada. Nel caso sia la foto delle scarpe da ginnastica a motivarti, mettile e vai a correre. Forse è troppo tempo che rimandi. È ora di rinnovare la casa. Quale di queste fantasie sceglieresti per una delle pareti del tuo soggiorno? Se preferisci i classici, sembra che non ami distinguerti o attirare l'attenzione su di te. Fai molto affidamento sull'opinione altrui. Far sentire la tua voce non ti farà male. Se hai scelto la fantasia tropicale, sei il cuore e l'anima di ogni festa. Sei sempre in modalità vacanza, anche quando sei in ufficio. La vita è più divertente in questo modo. Se hai scelto una parete bianca, forse sei un po' sopraffatto in questo momento. Prova a passare un po' di tempo all'aperto per calmarti e sgombrare la mente. I fan del bianco e nero hanno una mente analitica e una grande attenzione ai dettagli. Se è la tua scelta, vai forte coi numeri e la pianificazione. Non prendi mai decisioni spontanee. Se vuoi dei colori pastello sulla tua parete, sei una persona amorevole e premurosa. Hai molti amici e li metti sempre al primo posto. La tua casa è tutto per te, quindi la tieni ordinatissima e compri cose carine per renderla più accogliente. Se hai scelto la fantasia astratta, sei un tipo artistico e ribelle. Non hai paura di esprimere te stesso. Sei un'affermazione vivente di indipendenza e del tuo stile personale. Dal colore del tuo cappotto al motivo sulle tue pareti. Qui manca una lettera. Quale sarà? Se hai deciso che manca una F, ti preoccupi molto del tuo aspetto e dell'impressione che fai agli altri. Non ti dispiace impiegare tempo e denaro in cose costose che ti fanno sentire bene. Se preferisci aggiungere la lettera T, sei una persona attiva, sempre alla ricerca di emozioni. Non diresti mai di no alle avventure e al rischio. Dimentichi rapidamente i problemi che hai e sei pronto ad andare avanti. Se pensi che qui manchi una N, sei laborioso e umile. Sei un grande giocatore di squadra e non ti dispiace quando qualcun altro si prende il merito del vostro lavoro in comune. Se non vuoi aggiungere niente, ti senti a disagio in questo momento. Probabilmente hai ferito qualcuno senza rendertene conto o hai fatto qualcosa di cui non vai fiero. Non è mai troppo tardi per chiedere scusa.